Buongiorno a tutte ragazze e ragazze, bentornati sul mio canale. È un'eternità che non giro, in realtà è una settimana, ma per chi gira i video sembra un'eternità. Scusate per la mini assenza, ma mi è venuto il mal d'orecchio. Ecco, tutto qua, tanto per non farci mancare nulla. Questo è il nostro consueto video in collaborazione con Rossella del canale Logico Bio, che vi invito a seguire perché è una ragazza straordinaria che spiega in maniera molto molto esaustiva e molto contagiosa e influenzabile, perché ci influisce tantissimo sui suoi acquisti. Questo è il nostro appuntamento sui nostri amori a primo utilizzo. Sapete che noi appassionati di beauty a volte capita che abbiamo un bel colpo di fulmine. Allora, prima di cominciare, comunicazione di servizio: sugli occhi ho utilizzato la palette di Huda, sulle labbra ho fatto il mix di queste due matite di Puro Bio, una è nella colorazione, chi lo sa, dove c'era scritto, vabbè, ah eccolo qua, allora 39 e 41, comunque sono questi due colori che io ho fatto una specie di contouring alle labbra. Oggi sono parecchio esaltata perché non è che mi sono agghindiata per girare i video, ma devo comunque uscire poi a un compleanno della mia amica e quindi vi mostro oggi i prodotti che mi hanno fatto che ho avuto i colpi di fulmine, diciamo. Io non so come mettere sti capelli oggi, insomma. Partiamo subito, io direi di cominciare come sempre dalla skin care, ma sì, dai. Il primo colpo di fulmine è stato proprio un amore al primo utilizzo, ma è impossibile non amare questo prodotto perché è un prodotto che ti conquista con la sua efficacia, perché fa quello che promette. Io vi ho già spoilerato questo prodotto su Instagram, ma chi non mi segue su Instagram vi lascio giù nell'info box, insomma, le solite raccomandazioni che voi sapete senza che uno ve lo dice, anzi. Io personalmente mi innervosisco quando sento queste raccomandazioni, come se noi il cervello non ce l'abbiamo. Comunque vi ho spoilerato questa mousse, che si tratta della mousse di Govi, uno di quei brand che io avevo acquistato perché l'ho visto pubblicizzato molto su Instagram. Questa è una mousse detergente, deterge e purifica, 98% di ingredienti naturali, 100 ml di prodotto e si aggira sotto i 10 euro. Acqua di camomilla e fiordaliso. Questo è un brand di Michelle Hunzinger, che tra l'altro, ragazze, quando ho pubblicato il post su Instagram mi ha anche risposto, cioè sono emozionatissima. Ma torniamo a questa mousse, è una mousse che mi sta piacendo tantissimo. Ma perché siete così alti? Io non lo so. È una mousse che mi sta piacendo tantissimo, ha un erogatore molto molto comodo, ne basta poco prodotto. Penso che sia la prima mousse nella mia vita che io utilizzo, della quale utilizzo veramente poco prodotto, perché io sono una di quelle persone che ama sentire le consistenze, le texture, quindi pusho alla grande, mi insapono il viso perché voglio effettivamente sentire il prodotto. Di questo ne basta poco, va utilizzato o sulla pelle asciutta o su pelle bagnata. Io lo utilizzo sulla pelle asciutta perché questo è un prodotto che mi salva quando sono stanca, non ho voglia, e sapete che per me lo struccaggio e la skincare è sacra. Io non posso andare a letto solo a struccarmi, per esempio con una salvettina, assolutamente no, non riuscirei poi a dormire nel vero senso della parola, perché io amo pulirmi bene il viso, io amo tutte le mie routine, amo prendermi cura della mia pelle, quindi questo è il mio prodotto che mi salva quando veramente fisicamente non ce la faccio, perché ne basta una pushata sulla pelle asciutta, massaggio viso, occhi compreso, e mi strucca tutto. Ma tutto, non mi lascia né residuo di matita, né residuo di mascara, né residuo di fondotinta. Non brucia assolutamente gli occhi, strucca, scioglie il mascara, non vi fa diventare un panda ambulante, cioè quando io sciacquo il viso ho il viso pulito. Non vi posso garantire che toglie 100% di trucco, di residuo eccetera eccetera, ma 90% sicuro, perché dopo questo faccio un passaggio di latte detergente oppure un passaggio di gel detergente e io la pelle è super super pulita, non va a tirare la pelle, non la va ad arrossare, perfetta. Io ve la straconsiglio perché è un signor prodotto che io sicuramente continuerò a ricomprare, perché è un prodotto del genere che non mi brucia gli occhi, che
è la noia principale, che mi strucca tutto, che sia veloce e allo stesso tempo pulisce molto bene senza aggredire la pelle, per me è una grande vittoria. Io ho bisogno di avere questo prodotto nella mia skincare o comunque nel mio armadietto, anche comodo per andare in viaggio, perché vi portate questo, avete struccante, detergente, perché potete utilizzarlo mattino e sera senza portarvi acqua micellare, struccante occhi, eccetera eccetera. Portate questo e siete a posto. Un altro prodotto che mi sta piacendo tantissimo, stiamo sempre parlando di un detergente, sto parlando del cleanser gentile di Ren. Questa è la linea base, infatti è un Natural Origin Gentle Pore Cleanser. È una mousse detergente, cioè una mousse, è un gel detergente molto molto delicato, pensato per le pelli sensibili, che all'interno contiene la lavanda, l'olio di cocco, l'estratto di cocco, l'estratto di lichene, l'estratto di fiordaliso, l'estratto di calendula, l'estratto di lavanda, acqua di lavanda, rosa damascena, melissa e broccoli, oltre ad aloe. Quindi ha un effetto detergente, purificante, astringente, ma allo stesso tempo tonificante, antiossidante, grazie comunque al broccolo e al tè verde, perché adesso vedo i ingredienti chiave di questa mousse, ve li faccio vedere. Non è assolutamente un prodotto bio, ma per farvi capire, guardate quante chilometri colince e io vi ho detto solo qualche strattino qua e là. È un prodotto che mi sta piacendo tantissimo, non ha principali ingredienti tradizionali, diciamo, qua lo cita anche, vabbè, 150 ml di prodotto. Io l'avevo preso in offerta perché questa mousse a prezzo pieno costa quasi 30 euro se non sbaglio, o magari sotto i 20 euro, non mi ricordo. Packaging fighissimo, sembra un prodotto di altissima farmacia, sembra quasi un cosmeceutico. Io ho utilizzato tanto così, non fatevi ingannare, perché è comunque un prodotto che ne basta veramente veramente poco. Ha questo erogatore fighissimo. Io ne metto qualche pusciata sul palmo della mano, prendo qualche goccia di acqua o acqua di rosa, quello che volete, lo emulsiono, si trasforma in una mousse sofficissima. Vado a detergere il viso, quindi applico direttamente sul viso, massaggio, evito la zona contorno occhi perché comunque è un gel detergente, e sciacquo, mi lava benissimo il viso senza andare ad aggredirlo, senza bruciare, senza farmi sentire quell'effetto di piatti sgrassati che purtroppo, pur amando tantissimo la skincare coreana, le mousse coreane hanno questo difetto, perché vi sgrassano talmente tanto la pelle che si sente questo scricchiolio di piatti sgrassati. Questo invece mi lascia la pelle pulitissima, morbidissima, liscissima, senza effetto tiraggio. A me sta piacendo tantissimo, la utilizzo quando vedo che magari ho fatto una detersione particolare, magari ho fatto la doppia detersione, oppure mi sono stancata e voglio girare. Infatti ho tre detergenti in gel aperti che li faccio girare a ruota, perché dopo un po' non è che mi stanco, ma mi piace cambiare, pur avendo tutti e tre prodotti validi. Mi piace comunque cambiare principio attivo, mi piace cambiare texture, mi piace cambiare profumazione, e questo prodotto mi sta piacendo tantissimo. Non vi dà nessun primo step di idratazione, è super super adatto per qualsiasi tipologia di pelle, perché lava, deterge, purifica, ma non troppo, per qualsiasi tipo di pelle. Non so se mi sono spiegata. Poi, sempre rimanendo viso, vi promuovo, sì, non è cut and top e flop, mi sono innamorata di questo prodotto, anche questo ve l'ho già spoilerato, è olio elisir naturale illuminante di Florena, certificato ICEA, come potete ben notare è un olio petaloso, quindi i petali ritornano nella mia vita. Questo brand ha un filo conduttore di oli fermentati, questo infatti è l'olio fermentato di licriso e cardamomo, oltre ad olio d'oliva che c'è in entrambi gli elixir. Io ho questo illuminante, sono 30 ml di prodotto, ne va utilizzata una goccia, perché è un olio quasi secco, ma non è secco, quindi se eccedete lascia la patina comunque unticcia. Io lo uso sia sul viso umido, sia sul viso asciutto, sia nella crema, sia il siero, in base alle esigenze della mia pelle. Quello che vi posso dire è che, miscelato al fondotinta, se ho un fondotinta particolarmente
secco, pastoso, mi agevola tantissimo, però dovete avere appunto la pelle secca o comunque una pelle che ama gli oli, perché la parte oliosa poi viene assorbita e vi lascia questo effetto glow. Ovviamente non è un effetto unto, ma un effetto glow che non piace a tutte. Lo uso anche prima di applicare magari un fondo direttamente come base, perché avendo la pelle secca me lo posso permettere, perché è una pelle grassa non credo, ma se avete una pelle grassa potete mettere una goccia nel siero oppure una goccia nella crema idratante per renderla più nutriente, perché per esempio se avete una crema che utilizzate mattina e sera, idratante ovviamente, se avete la sera necessità di nutrire la pelle, per non aprire un altro tipo di crema aggiungete una goccia di questo olio o di un olio qualsiasi e gli date quella parte grassa per andare a nutrire la pelle. Questo è un prodotto che effettivamente dona luminosità alla pelle, un po' ingannevole perché si assorbe e vi lascia questo effetto glow che se voi andate a risciacquare sparisce. Non so se mi sono spiegata, non ha dentro le pagliuzze che i brillantini, però è un tipo di olio che vi dà l'effetto di tocco secco, quindi di quella luminosità di olio secco. Utilizzandolo con costanza comunque vedo la differenza tra metterlo e non metterlo, perché comunque tira fuori questa radiosità della pelle, vi dà quella freschezza, quel sprint in più che magari manca con la nostra pelle spenta in inverno. A me sta piacendo tantissimo, quindi bisogna anche dosarlo, io l'ho utilizzato vi giuro e guardate dove sono, calcolate che era molto molto più pieno. La profumazione che vi interessava tantissimo è molto molto gradevole, sa di qualcosa di fresco proprio, molto molto buono, non so spiegarvi il profumo. La pompetta funziona benissimo, come potete vedere questa è la texture, comunque è una texture molto molto leggera, non è uno di quei oli spessi pesanti che fate fatica poi anche a stendere. Poi, sempre per il viso, mi sono innamorata follemente di questo siero. Questo è un siero di Rizes, non so che marchio sia, se sia un marchio estero sicuro, greco o comunque dell'Europa dell'Est sicuro. Questo è un siero con aloe vera, argan oil e acido ialuronico senza parabeni, siliconi eccetera eccetera, ma comunque resta un prodotto non bio, ha un buonissimo buonissimo inci, sono 30 ml, made in Greece, sì, è della Grecia. Buongiorno Kate. Questo è un siero rassodante e compattante che ho utilizzato sia sul viso che collo. Questa è la texture e il boccettino è fantastico, non fatevi ingannare perché in realtà ne ho utilizzato tanto, è un siero abbastanza spesso, ma la cosa che mi fa impazzire, ma vi giuro io me lo berrei, è il profumo, ha un profumo stratosferico, io non ve lo so spiegare ma lo dovete annusare, cioè di fiori, di un campo di fiori, di rosa, di gelsomino, non lo so, ma è una cosa che mi fa impazzire. Purtroppo il mio pump non funziona sempre bene, adesso funziona giustamente, questa è la texture, si assorbe subito, quindi è un siero perfetto per utilizzare in estate come un unico step, anche se vi ho sempre detto che il siero va utilizzato perché penetra più in profondità, perché a livello di peso molecolare è diverso dalla crema, ma se in estate non sopportate niente potete utilizzare il siero, vi lascia la pelle subito estremamente fresca, ma la cosa pazzesca è che lascia la pelle compatta, polposa e super 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 liscia, cioè questa è meravigliosa, un siero meraviglioso, ha un buon effetto idratante, ovviamente per me in inverno non basta, ma quando magari torno a casa, mi strucco, mi devo lavare i capelli, comunque in pomeriggio, dopo ovviamente non voglio fare subito la skincare serale, utilizzo questo e mi ripristina l'idratazione di cui ho bisogno. Io quando esco dalla doccia ho una pelle arida, perché mi faccio la doccia con 360 gradi di acqua calda, quindi ottimo. È un siero che mi piace da matti, ma da matti, compatta un sacco la pelle, ragazze, io non so che cosa dirvi. Poi questo profumo mi fa impazzire, veramente impazzire. Non tira la pelle, non ha quell'effetto tiraggio sgradevole, non è appiccicoso per niente e non è presente sulla pelle a livello di sensazione, quindi è top.
Poi un altro prodotto per il viso che mi sta piacendo tantissimo è il Gentle Facial Toner di Naobei della linea Origin. Questo è certificato EcoCert, potete trovarlo ovviamente da Tigotà. Contiene lampone, altea, calendola e l'acqua di arancio, c'è anche scritto qua. Vi raccomando di acquistarlo su da Tigotà, perché il suo Ecoverde costa tantissimo. Questo tonico è diventato il tonico, cioè è il sostituto del tonico che ho terminato, quello di sapone di un tempo, post truccaggio. Purtroppo, dico per me, me lo sto bevendo, ha una profumazione neutra, è un tonico che si fa sentire sulla pelle perché è altamente idratante, altamente lenitivo. Io lo applico sul viso e la mia pelle se lo beve. Questo non lascia l'effetto tiraggio perché non contiene non contiene la glicerina, perché sapete che la glicerina appiccica o vi lascia il leggero effetto tiraggio, e subito si sente l'azione compattante, idratante e emolliente. Veramente un ottimo tonico da utilizzare subito dopo lo struccaggio, oppure quando avete una pelle molto molto stressata, provata, arrossata, che vi brucia, che vi pizzica, è un tonico fantastico. Ecco, io sono arrivata qua, calcolate voi, e utilizzo anche altri tanti tonici, vabbè. È un tonico abbastanza corposo, ha una buona idratazione, ma non è iperidratante per essere un tonico. Mi spiego, per esempio il tonico di Le Triadi Allargant, quello sì che è un tonico altamente idratante, che vi dà già un buon step di idratazione. Questo è idratante, ma non così tanto, il giusto per essere un tonico, il giusto per andare a riequilibrare il pH della pelle, per dare subito uno stato di comfort alla pelle, per sfiammarla, per coccolarla, ottimo post truccaggio. Io ve lo straconsiglio. Poi costa poco, certificato, reperibile da Tigotà, che cosa volete di più? Sempre restando in tema del viso, non posso che citarvi il mio bisunto contorno occhi, perché è stato vicino a un olio, di Nature Shone. Io ce l'ho nel vecchio packaging, questo è il contorno occhi che adesso viene venduto dal DM nel tubicino da 15 ml, io ce l'ho quella da 30 ml, è un contorno occhi che mi piace tantissimo. Non ve ne ho parlato prima perché ovviamente per un contorno occhi parlarvene proprio bene bene anche presto adesso, perché lo sto utilizzando da un mesetto e mezzo, però per le esigenze che ho e per le prime impressioni vi posso dire che mi piace. Se avete un contorno occhi secco o un contorno occhi stressato che vi tira, e un contorno occhi giovane, è un ottimo prodotto per andare subito a dare quel leggero effetto idratante, nutriente, elasticizzante nella zona contorno occhi, senza essere troppo unto, troppo pesante e appesantire addirittura la pelle della zona, perché la pelle comunque è molto sottile. Se andiamo ad applicare troppo prodotto, rischia che vi faccia uscire grani di miglio, che si appesantisca. Questo è un ottimo compromesso, innanzitutto perché è un contorno occhi che è pensato per andare a nutrire la zona, ma anche un'azione idratante che non guasta. Per esempio io ho utilizzato quello di Martina Gebhardt, sì, è pastoso, è bisunto come piace a me, sì, va a nutrire, però niente di più. Cioè, io pretendo sì che tu vada a nutrire, ma che mi vada anche a idratare, a mi rendere la zona contorno occhi meno stanca, meno assegnata al mattino, visto che è un contorno occhi che io utilizzo di sera. Questo con un piccolo prezzo contenuto veramente fa. E se volete un'azione più strong, come consiglia Lara nella sua pagina Instagram #beauty, utilizzatelo anche come impacco, proprio perché si presta benissimo. È una cremina molto densa ma non iper untuosa. Ovviamente al tatto si sente che all'interno ci sono degli oli, ma non è proprio unta besunta, che quando si scioglie vi cola, per intenderci. Contiene l'olio di oliva, l'olio di l'estratto di foglie di oliva, di olivo, insomma ha tutto questo filo conduttore che riguarda l'oliva. Piccolo prezzo, è veramente ottimo come contorno occhi, ve lo straconsiglio. Poi l'ultimo prodotto per il viso è questa maschera di Apiario, maschera viso biologica rigenerante, rivitalizzante e purificante. È una maschera che momentaneamente ho sospeso perché a gennaio, praticamente da metà gennaio in poi, sì, Kate, siamo a metà gennaio, dall'inizio gennaio mi si è sensibilizzata tantissimo la pelle a causa del tempo, quindi
Sei in aredita tantissimo, è super secca e brucia, sapete, i miei soliti per pizze di inverno. Quindi non l'ho più utilizzata perché prediligo di più le maschere in tessuto perché mi danno più sollievo, ragazze. Ne ho già fatte una caterva, quindi vi siete lamentati che ho fatto poche maschere mesi scorsi, questo mese hai voglia, se sarà un video lungo. Comunque torniamo a noi, questa è una maschera biologica da 50 ml, è certificata Bios, vedete questa piccola certificazione che trovate anche sui prodotti della Sien, quindi è una certificazione valida se addirittura Apiarium ce l'ha, che è un brand comunque che fa dei prodotti di alta qualità. Questa è una maschera che contiene acqua di achillea, argilla, l'ossido di zinco e l'olio di, non mi ricordo, di girasole forse, no, non è di girasole, ma adesso non mi viene in mente, e basta. È una maschera di questa consistenza in crema che non si secca sulla pelle, ha una profumazione, e dai, molto particolare. E quello che vi posso dire è che anche la maschera è particolare, perché quando io la applico sul viso significa che in quel momento la mia pelle ha veramente bisogno di essere purificata e idratata allo stesso tempo. Ma attenzione, perché questa maschera una volta sul viso pizzica, perché all'interno appunto contiene lo zinco. Lo zinco è sì purificante, ma è anche un disinfettante, per questo è messo in questa formulazione, visto che è una maschera bilanciatissima per pensare ad andare a idratare ma allo stesso tempo purificare la pelle, ed è perfetta secondo me d'inverno, perché per non andare a stressare ulteriormente la pelle con le argille troppo strong, questa fa un po' e un po'. È una maschera veramente veramente eccezionale, perché se avete dei brufoli, quelli tipo da ciclo per intenderci, come ce li ho io quando ho il ciclo, questo non è che ve li fa sparire quando la togliete, ma vi va veramente notevolmente a sfiammare i brufoli e a seccarli. La pelle comunque non rimane assolutamente aggredita sul resto del viso, magari dove non avete bisogno di andare a purificare la pelle ma l'avete messa comunque, resta idratata e anche leggermente schiarita. Mi piace molto, l'unica cosa che vi posso dire è che sì, lascia la pelle anche compatta, ma ha bisogno di tonico subito dopo, perché è una maschera sì idratante, ma secondo me è anche una maschera che non va a seccare eccessivamente pur essendo purificante, non so se mi spiego. Sì, idratante, ma il giusto per una maschera risciacquo. Non è una di quelle maschere che togliete e avete una pelle splendida. Sì, vi lascia una bella, bella pelle, questo c'è da dire, ma comunque necessita poi di tonico e altri step della skincare. Forse mi sono impappinata, comunque ve la consiglio anche per le pelle grasse, se avete una pelle molto molto delicata, magari in alcune zone secche, non in alcune zone grasse, avete bisogno di una maschera bilanciante. Kate, ce l'abbiamo fatta. Poi gli ultimi due prodotti riguardano il make up, che parlo veramente poco, ma ultimamente mi sto appassionando anche di questo mondo. Queste sono state veramente delle grandi scoperte, ma sono anche delle novità del DM. Una ve l'ho già mostrato in un altro video che dovete vedere, che lo vedrete lunedì. Sto parlando di questa linea soft make up di Balea. Io in questo momento ho due prodotti da segnalarvi, questo ve l'ho fatto vedere, questo no, ma ve lo faccio vedere qua perché poi sono andata a prendere solo questo. Sono due prodotti assolutamente non bio, assolutamente col cattivo inci, ma due prodotti che mi stanno facendo impazzire. Innanzitutto questo è un soft make up effect SPF 10, è una crema colorata, quello dice crema a viso colorata, tonalità chiara con tecnologia microcapsule per una pelle radiosa. Ragazze, quando l'ho provata sono rimasta a bocca aperta, e infatti guardate quanto ne ho già utilizzata, ce l'ho da una settimana, la utilizzo tutti i giorni come fondotinta per la pelle, perché non mi posso truccare tanto avendo questa pelle molto molto irritata, e quando sta bene utilizzo i prodotti poco invadenti di pigmenti, diciamo, e questa lo è perché in realtà è bianca, ma non fatevi ingannare perché colora. Quindi attenzione, se andate dal DM a comprare, se avete la pelle chiara come la mia, prendete la tonalità chiara. Questo prodotto non vi sbianca assolutamente il viso, ma vi dà questo effetto leggermente dorato, ma non troppo da staccare dal viso al collo. Io ce l'ho, per esempio. Vi lascia un effetto super super luminoso di una pelle molto sana, molto radiosa, tipo una pelle estiva, quasi leggermente baciata dal sole, quasi leggermente leggermente abbronzata, ma non abbronzata pesante per l'inverno, per intenderci. E mi piace. E la cosa particolare è che dovete stare attenti perché ci sono due tipi,
questa e c'è un'altra crema viso colorata idratante. Nel mio caso non è idratante, è solo crema viso colorata, il che mi piace tantissimo perché posso andare a uniformare il viso, quindi se avete delle magagne da coprire, questo non vi copre le magagne. Se avete dei rossori, dei capillari come me, questo li copre. Non va a idratare, quindi io posso fare una perfetta skin care invernale, quindi bella carica, bella ricca, senza rinunciare alle coccole della skin care mattutina, e posso permettermi anche ad applicare questo prodotto perché non lo risudo, non è pesante, non è eccessivamente idratante, perché ovviamente se sotto utilizzo una crema bella idratante borrosa ci applico questo, anche una pelle secca si carica e si lucida, cioè capita quando troppo stroppia, insomma. E questo è un prodotto che mi sta piacendo tanto proprio perché non è idratante ma non è neanche disseccante, quindi brava balea. Questo invece è il Demone, perché è proprio il silicone puro da utilizzare in occasioni eccezionali se state cercando un prodotto primer. Qua lo dice, lo definisce crema anti imperfezioni, corregge le rughe, rossori, irregolarità, pori, eccetera eccetera. Io in realtà l'ho utilizzato e proprio si sente che è silicone allo stato puro, ma fidatevi perché anche dall'inci è spaventoso. Non è assolutamente un prodotto bio, come potete vedere, silicone a go-go, e infatti utilizzo questo prodotto dove ho leggermente i pori aperti oppure quando voglio un make-up stratosferico, io metto questo nelle zone critiche per me. Io sono ipercritica su di me, quindi vedo i pori dove non ci sono, ma lo applico in questa zona qua, ci vado sopra con questa e ragazzi mi viene un make up quasi da alta profumeria tra virgolette, con i prodotti più costosi che ho. Per esempio questo ha lo stesso identico incica cosa al primer di NARS per esempio, che io ho dentro, cioè tanto silicone, super levigante, non appesantisce, ma proprio sentite che vi pialla il viso perché è siliconato. Piccola spesa, grande resa per chi magari si trucca tutti i giorni, vuole uscire sempre in ordine con un make up performante e che ci sia dalla mattina alla sera. Comprate questo invece di andare a spendere fior fior di quattrini da Sephora, per intenderci. Poi passiamo subito ai capelli, che ho tre chicche da mostrarvi. La prima chicca, facciamo in ordine, è lo shampoo. In questo caso vi mostro lo shampoo di Alverde, questo è lo shampoo solido al profumo di cocco, 60 grammi di prodotto certificato Natrum. Io lo tengo in questa scatolina di Coso, di Officina Natura. Questo è lo shampoo, come potete vedere è una saponetta. Questo è il mio primo shampoo, quindi è la mia prima esperienza con uno shampoo solido, che mi diverte tantissimo. Vi dico che lo amo e sicuramente quando questo Cristo Spirito Santo finirà andrò ad acquistare quello all'arancia. È super super comodo, oltre a non essere come li chiamano? No waste? Come? Boh. Comunque, packaging in carta, quindi non inquina, non contiene plastica, è super versatile, lo potete portare che non si rompe in viaggio. Come si utilizza? Io bagno molto bene i capelli, poi prendo la saponetta, la strofino tra le mani, la inumidisco e passo tra i capelli. L'unica cosa, ecco, non è molto igienico perché comunque secondo me, come su una saponetta classica, qualche microbo rimane. Però io non so altro modo come utilizzare, perché lo shampoo secco si utilizza così, o vogliamo la plastica o vogliamo i batteri. Lo passo tra i capelli. La mia paura più grande era che... il rossetto sui denti, speriamo di no. La mia paura più grande era che mi andasse a sgrassare moltissimo i capelli essendo uno shampoo solido, perché ho sentito varie recensioni, non questo di questo shampoo, ma in generale di shampoo solidi che alterano un po' il pH dei capelli, della cute insomma. E invece mi sono ricreduta perché fa tantissima schiuma, ma tanta tanta, super soffice e leggera, non quella spessa pannosa che dice lo risciacquerò tra due mesi, super soffice, che lava benissimo benissimo i capelli, e la cosa pazzesca, non li va assolutamente ad annodare, ma per niente, i capelli scorrono tranquillamente quando li lavo, quindi non ho artrito, non me li va a ingarbugliare, intrecciare, non mi fa diventare pelata, riesco benissimo a massaggiare il prodotto, benissimo a massaggiare le punte, lavare tutta la testa, alla fine con solo due passate di saponetta in testa. Quando sciacquo i capelli
Cioè, è pazzesco, sono capelli belli morbidi, belli docili, non sento l'effetto di piatti sgrassati, o almeno un pochino sì, ma non eccessivamente. Ma la cosa bella è che non va a seccare le lunghezze, mi lascia le lunghezze iper morbide che quasi posso andare senza balsamo. Ovviamente io o il balsamo o la maschera li metto perché avendo i capelli che si stanno allungando, guardate, sulle punte ho bisogno un po' di sostegno. Ma ragazzi, è fantastico, riesco a utilizzarlo anche nelle volte consecutive, anche se io lavo 2 volte i capelli alla settimana, non mi va a creare prurito, non mi va a creare irritazione, desquamazione, non mi va a seccare la cute, quindi è un prodotto fantastico. Ci tengo però a precisare che ho i capelli normali e la cute normale. Ottimo, ottimo prodotto. Un altro prodotto per i capelli, ma questo è super conosciuto, ma io arrivo tardi stranamente, è maschera capelli alla canapa districante che io utilizzo sia come maschera sia come balsamo. Quando voglio un balsamo super districante perché magari ho utilizzato uno shampoo cacaoso che mi ha ingarbugliato i capelli, uso questa come balsamo perché mi va a districare tantissimo i capelli in 2 secondi. Ora voi penserete che non lo utilizzate, in realtà ne basta poca. È un prodotto di pH bio, 200 ml di prodotto certificato AIAB. Ne metto una noccina sulle lunghezze e me le districa subito, ma proprio subito, quando uno si presenta come maschera districante, è questo che fa, districa subito. Quindi con un tempo di posa piccolissimo, districa, mi lascia i capelli docili senza andare a appesantire, ma ne devo utilizzare poca. Quando voglio utilizzarlo come maschera, perché? Su di me questa maschera ha un effetto idratante, non so come mai, quindi quando la tengo in posa 5-10 minuti ho i capelli più soffici, non più voluminosi, ma li sento quasi doppi, li sento più leggeri, quindi sento questo effetto idratato, sento proprio i capelli morbidi quando li crancio e quindi come maschera idratante utilizzo questa. Non l'avrei mai detto perché piccolo prezzo, inci semplice, basico, ma che funziona benissimo. L'ultimo prodotto, anche questo ve l'ho spoilerato, ma ragazze, è fantasmagorico. È questo prodotto in pacco per la cute barra scrub barra non si sa di Real Mary di Rated Green. Questo è un prodotto che io ho trovato nella, come si chiama? Facery Box. Per i capelli che all'inizio pensavo che ci fossero dei silicone eccetera eccetera, in realtà ha un inci pazzesco. Questa è un Purifying Scalp Sculler con il come ti chiami? Sale marino, 200 ml di prodotto che va utilizzato sul cuoio capelluto. Io pensavo che fosse uno scrub, ragazzi, io ora ho un terrore di utilizzare gli scrub perché ho utilizzato quello di Mater Natura Detox e mi ha fatto venire un prurito alla testa e una dermatite pazzesca che io non sapevo che cosa fare, proprio mi si staccavano i pezzi di cute. Ogni volta che utilizzo un prodotto di Mater Natura mi fa questo effetto e loro ho detto: da l'ultima spiaggia, l'ultimo prodotto. Questo effettivamente è una crema, quindi non mi sembrava proprio uno scrub meccanico. Mettiamolo in testa. Cosa? È un prodotto da avere, ragazze, qualsiasi tipologia di pelle avete. Allora, lo applicate, qua c'è scritto di applicarlo abbondantemente dopo lo shampoo e io avevo un po' di strizza perché ho detto: cacchio, ho appena lavato i capelli, se mi metto uno strato abbondante sui capelli si appesantiscono perché è una crema bella ricca che contiene, vabbè, l'acqua di rosmarino al 98%, poi contiene tantissimi oli, arancia, tea tree, olio di girasole, olio di rosmarino, gelsomino, timo, oddio, il melagrano, la lavanda, jojoba, camele, cioè è pienissimo di estratti, ma proprio pienissimo. Poi ragazze, se vi interessa andate magari su Instagram che c'è ben visibile lì, ci ho detto: cosa, questo qua mi farà un disastro. L'ho applicato, ho detto: facciamo una prova. Subito la prima sensazione è il freddo, non freddo glaciale, ma comunque super fresco, quindi vi attiva la circolazione, il microcircolo del cuoio capelluto. Io l'ho massaggiato e poi l'ho lasciato in posa 5 minuti. Sentite questi capelli iper freschi, quindi in questa stagione è un po' perché è bello fresco, bello freddo, ma ho resistito a questa sensazione. Il sale che è contenuto dentro non si sente per fortuna, quindi io penso che abbia una esfoliazione enzimatica perché è proprio una crema, non si sentono i granuli, non ci sono, non esistono. Allora, quando ho sciacquato i capelli mi sentivo pelata.
pelata, talmente mi ha alleggerito la cute, è andato a purificare, ma allo stesso tempo è andato a idratare sia la cute che lunghezza. Io vi giuro, ragazze, qua c'è scritto che dopo non necessita di balsamo, ed è vero. Ho sciacquato, bisogna sciacquarlo tanto tempo, io ci perdo 5 minuti, ma una volta che sciacquate bene, vi toccate i capelli e dite cioè sembra di non averli, talmente ve li alleggeriti, ve li ammorbiditi, ve li idratati, ma dalla radice, senza andare a pesantirli, che ragazzi è pazzesco. Una volta asciutti sono iper iper luminosi, iper iper soffici e soprattutto puliti. Vabbè, ho detto fantastici i capelli, voglio vedere domani se mi è andato magari ad appesantire o se mi fa durare lo shampoo come uno sputo. Cosa? 5 giorni non mi sono lavata i capelli, per 5 giorni sono andata a lavarli perché ho detto puzzano di fritto, perché ovviamente facendo la cameriera e la barista passo in cucina, puzzavano di fritto, ma ragazzi non erano visibilmente né appesantiti né sporchi, cioè pazzesco. Questo per me, non lo trovate su Amazon Italia, ma potete trovarlo su Amazon Esteri. Da avere, ci sono altre referenze che sicuramente andrò a comprare. Wow, ma veramente wow. E niente ragazzi, non so quanto tempo vi sto ammorbando. Spero di esservi stata utile, grazie per la vostra compagnia, siete sempre super 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 preziosi. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo presto. Mi raccomando, se vi fa piacere passate da Rossella, perché ne ha proprio bisogno un po' di nostro sostegno. Io le mando e vi mando un grandissimo abbraccio, ci vediamo alla prossima, ciao!